le rivoluzioni inglesi del 600, ci sono anche degli elementi di cittadinanza e costituzione che vedremo strada facendo, anzi li ho concentrati alla fine del percorso. Un argomento estremamente cruciale perché esaminando la storia, la narrazione delle due rivoluzioni e poi i concetti storici che emergono da tale narrazione, abbiamo indubbiamente modo di definire dei principi fondamentali della vita politica attuale, insomma, che presiedono al funzionamento dello Stato e della nostra Costituzione. Alcuni dei concetti chiave che studieremo, analizzando le rivoluzioni inglesi del 600, ci tornano indubbiamente utili per capire la realtà attuale. E quindi in questa prima parte dell'anno studieremo la politica, la scienza politica, così ve la presenterò sia in filosofia, andando ad analizzare i teorici dello Stato moderno, a cominciare da Machiavelli, poi passeremo ai due inglesi, che sono due personaggi chiave del 600, che sono Thomas Hobbes e John Locke. E Thomas Hobbes e John Locke sono contemporanei delle rivoluzioni inglesi. E in particolare, Hobbes è in qualche modo il teorico che associamo alla prima rivoluzione, che culmina nel 1649 con la decapitazione del re, e John Locke è il teorico che associamo invece alla seconda rivoluzione, la cosiddetta gloriosa rivoluzione, che è quella del 1688, che anticipa di un secolo la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese, indubbiamente più famosa, almeno per il pubblico vasto, delle due rivoluzioni inglesi, si colloca alla fine del XVIII secolo. Le rivoluzioni inglesi invece si collocano in pieno XVII secolo, quindi una a metà del 600, l'altra verso la fine del 600. I risultati politici cui giungono, istituzionali, cui giungono gli inglesi alla fine del 600 anticipano quelli della Rivoluzione francese. Questo è uno dei motivi per cui ancora, almeno ancora per un po' di tempo, a scuola studiamo l'inglese. Questo è uno dei motivi per cui la Gran Bretagna tra 700 e 800 diventerà indubbiamente la potenza di riferimento nello scacchiere europeo e poi nello scacchiere mondiale in generale, no? Ricordate, l'anno scorso abbiamo studiato il secolo di ferro, il 500, e lì la potenza di riferimento con la quale devono fare i conti tutti quanti era la Spagna prima di Carlo V, che avevano poi un impero enorme, no? Che univa i domini asburgici, quelli dell'Europa centrale, austriaci, con quelli spagnoli, con quelli americani e così via, e poi la Spagna di Filippo II. Già alla fine del XVI secolo, il confronto tra la Spagna di Filippo II e l'emergente potenza inglese di Elisabetta I aveva, come dire, scosso dalle fondamenta la potenza. Ho fatto traballare la potenza spagnola, anche se la Spagna rimaneva comunque, fino alla prima metà del 600, rimane comunque una potenza abbastanza significativa. L'Inghilterra è ancora una potenza emergente, ma alla fine di questo percorso, lungo quasi un secolo, indubbiamente sarà, quindi per tutto il 700, l'800, sarà la potenza di riferimento, non solo a livello europeo, ma ripeto a livello mondiale, perché da lì in poi, ma già in epoca elisabettiana, inizia diciamo, quei viaggi di esplorazione, di colonizzazione che porteranno gli inglesi arrivare insomma in Nord America, a mettere colonie in Nord America. Vi ricordate la prima a essere fondata in epoca elisabettiana è la Virginia, che è dedicata proprio alla regina vergine, vergine perché non aveva voluto accasarsi, sposare nessuno, perché sposando qualcuno, il re di Francia o il re di Spagna, inevitabilmente avrebbe messo l'Inghilterra in una posizione subordinata alle potenze continentali, no? Quindi la regina vergine, che ha gettato indubbiamente le premesse della potenza,
politica, militare, coloniale ed economica dell'Inghilterra. Fondata su che cosa? Beh, fondata sul dominio dei mari, sul dominio degli oceani. E fino all'altro ieri la potenza inglese, fino potremmo dire l'ultimo sprazzo di imperialismo inglese, lo abbiamo avuto negli anni Ottanta del XX secolo con la famosa guerra delle Falkland, no? Uno degli ultimi dominions inglesi, questo gruppo di isole che si trova nell'Atlantico meridionale di fronte alle coste dell'Argentina. L'Argentina se ne voleva impossessare reclamando dei diritti antichi su quelle che gli argentini chiamavano Malvinas, inglesi Falkland, e lì all'epoca c'era la signora Thatcher, quindi parliamo di una quarantina di 35 anni fa. La signora Thatcher manda la flotta e sloggia gli argentini, quell'ultimo lembo di impero inglese che ancora oggi rimane. Ma insomma, gli inglesi alla fine dell'Ottocento, con le premesse gettate però nel Seicento, si troveranno a disporre di un impero su cui veramente non tramonta mai il sole, addirittura da un quarto a un terzo del totale della superficie delle terre emerse a livello proprio planetario, dall'Australia, Nuova Zelanda, India, Sudafrica, una parte poi significativa dell'Africa, Nord America, poi Canada e così via. Poi gli Stati Uniti si svincoleranno dal dominio inglese nel 1776, no? Rivoluzione americana, indipendenza degli Stati Uniti d'America e così via. Ma insomma, le premesse a questa espansione grandiosa dell'Inghilterra, è il motivo per cui noi parliamo inglese, studiamo l'inglese. Attenzione, poi nel XX secolo c'è stato il passaggio di testimone dalla Gran Bretagna, che è diventata una potenza di seconda fascia, agli Stati Uniti d'America. Il XX secolo è stato indubbiamente il secolo degli Stati Uniti d'America, ma fino al XIX secolo Sua Maestà Britannica era, come dire, il punto di riferimento a livello mondiale, la potenza da battere, potenza forte, soprattutto, ripeto, a livello marittimo, di dominio dei mari. E quindi gli inglesi hanno, come dire, precorso sotto vari aspetti, politici, sociali ed economici, hanno precorso quello che poi successivamente accadrà sul continente o che verrà esportato sul continente. In che senso? Le idee filosofiche di quei due signori di cui dicevo prima, Thomas Hobbes e John Locke, nonché le idee pragmatiche, cioè quelle che effettivamente verranno applicate tra la prima e la seconda rivoluzione inglese, saranno riprese nel secolo successivo dai famosi illuministi. Ma gli illuministi fondamentalmente parlano francese, no? L'illuminismo parla, o meglio, gli illuministi più famosi parlano francese, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ma è esistito anche un illuminismo italiano, un illuminismo tedesco, per esempio Kant. Comunque sia, tutti gli illuministi europei che operano nel secolo dei lumi, il XVIII, e che anticipano con il loro lavoro intellettuale quelli che saranno i motivi fondamentali, le istanze fondamentali della rivoluzione francese, ecco, tutti quanti questi signori si ispirano al pensiero, ma guardano anche alla storia concreta dell'Inghilterra del secolo precedente. Quindi veramente gli inglesi, da questo punto di vista, stanno un secolo avanti rispetto ai continentali. D'accordo? E questo, ripeto, è uno dei motivi della preminenza nella cultura anglosassone ancora oggi, anche se oggi è dovuta più agli Stati Uniti d'America che alla Gran Bretagna, no? Che mantiene comunque una storia a sé stante, no? Sapete tutti della Brexit. Quindi continua a camminare in maniera, diciamo, un po' diversa rispetto all'Europa, continua a mantenersi per alcuni versi fieramente indipendente, all'euro non aveva mai aderito, hanno le loro, diciamo, le loro peculiarità per cui guidano dalla parte opposta rispetto al resto del mondo, ma insomma è abbastanza interessante. Quindi prendiamo di petto la storia inglese perché abbiamo molte cose da imparare dalla stessa storia inglese. Perché poi noi siamo stati, noi latini, diciamo, siamo stati per così dire colonizzati da queste idee. Cioè, se oggi parliamo di parlamentarismo, beh, domenica e lunedì c'è stato il referendum che ha cambiato tre articoli della Costituzione diminuendo in maniera significativa il numero dei parlamentari,
presenti in Parlamento, nei due rami del Parlamento, il Senato e la Camera dei Deputati. Allora, quindi sappiamo che cos'è il Parlamento, che cos'è il parlamentarismo, che cos'è un sistema politico basato sul Parlamento, sui due rami del Parlamento, che hanno la funzione, come sapete, la funzione legislativa, cioè quella di fare le leggi. Allora, un numero ampio, molto ampio di parlamentari, qui la questione era molto discussa, molto discutibile, offre, diciamo, più alternative al dibattito, però magari minore efficienza nel prendere le decisioni. Questi sono alcuni argomenti che utilizzavano coloro i quali effettivamente volevano confermare con il sì la decisione che il Parlamento aveva già preso prima, perché sapete che l'iter della riforma parlamentare, in primo luogo, della riforma costituzionale, in questo caso anche parlamentare, in primo luogo passa per il Parlamento e poi eventualmente viene sottoposto a verifica confermativa, referendum confermativo da parte dei cittadini. Comunque, il 70% dei cittadini chiamati alle urne si è espressa per confermare questa riforma, quindi per tagliare il numero di parlamentari, adducendo motivazioni varie, da quella economica, risparmio dei salari. Ma qualcuno diceva: sì, ma risparmiamo tagliando i costi della politica, ma stiamo anche tagliando diciamo la partecipazione e la rappresentanza. Perché l'idea qual è? L'idea è che il Parlamento decide, fa le leggi per così dire, ha il potere legislativo, ma fa queste leggi non in maniera arbitraria, ma in rappresentanza dei cittadini che sono chiamati di tanto in tanto alle urne per scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, i propri parlamentari. Questa è l'idea di fondo. Ecco, il primo Parlamento della storia a diventare effettivamente, come dire, centro della vita politica di un paese è esattamente il Parlamento inglese. E questo è il punto d'arrivo, l'inizio è la decapitazione del re, in un certo senso. Il punto d'arrivo è che quando si chiamerà il nuovo re nel 1688, cacciato l'ultimo re, l'ultimo discendente di Carlo I, Giacomo II, non c'è bisogno di tagliargli la testa, lo mandano via e basta. Ecco perché si chiama gloriosa rivoluzione, perché avviene senza spargimento di sangue. Questa è la seconda rivoluzione. Arriverà un nuovo re dal continente, Guglielmo d'Orange, che aveva sposato l'ultima discendente, Stuart, quindi aveva, diciamo, le carte in regola per fare il re, e prima di farlo diventare re, di dargli, diciamo, la corona, di mettergli la corona in testa, gli fanno firmare un contratto. Il cosiddetto Bill of Rights, che è la lista dei diritti. Bill, in inglese è il conto. Gli presentano il conto. Vuoi fare il re? Se vuoi fare il re, devi accettare tutte queste condizioni e devi mettere la firma qua sotto. Con questo atto, il Parlamento inglese proclama in maniera definitiva, istituzionalizza la sua sovranità, è il luogo della sovranità, perché il re diventa poi sovrano formalmente solo dopo aver apposto la firma, in un vero e proprio atto contrattuale, e la firma serve a confermare quei diritti che diventano assolutamente cogenti per il re, cioè il re li deve rispettare. Quindi ad essere sovrano è il re, in un certo senso, che ha ricevuto il mandato dal Parlamento. Ma in ultima istanza ad essere sovrana è la legge, perché il re deve rispettare la legge, è il re soltanto finché rispetta la legge. D'accordo? Gli inglesi ancora oggi, vi sto raccontando il punto d'arrivo per farvi capire che il percorso è piuttosto lento, faticoso, travagliato, ma questo è il punto d'arrivo che a noi ci interessa da vicino, non solo a noi, a tutte. Diciamo a tutti gli stati a livello mondiale, al modello occidentale, no? Che è quello attualmente in vigore, che conosciamo tutti. Quello che esce fuori è il cosiddetto Stato di diritto. Stato di diritto, ovvero lo Stato di diritto è quello in cui ad essere sovrana è la legge. È la legge che fa il re, non il re che fa la legge. E la formula latina è lex facit regem. La legge fa il re. Il modello opposto, quello che nel frattempo era in vigore
sul continente e che precedentemente era in vigore nella stessa Inghilterra, era invece il modello assolutista. Il modello assolutista si basa sulla formula rex facit legem, il contrario, cioè la parola del re diventa legge, è legge. Ma siccome la parola del re è assolutamente arbitraria, si parla di stato assoluto, perché il re ha le mani totalmente libere, non è, come dire, incatenato, ammanettato dalla legge, non è costretto a rispettare i termini della legge. Il suo è un potere assoluto e quindi arbitrario. Invece con la gloriosa rivoluzione, quindi il punto d'arrivo delle due rivoluzioni inglesi di questo percorso lungo, molto lungo, abbiamo il primo re costituzionale della storia occidentale, abbiamo il primo sistema che rimane monarchico, ma è parlamentare, cioè si basa sulla preminenza in ambito legislativo del Parlamento, dei due rami del Parlamento. D'accordo? Questo è il motivo per cui gli inglesi a tutt'oggi di fatto non hanno una Costituzione. La Germania ce l'ha, la Francia ce l'ha, la Spagna ce l'ha, tutti i paesi europei hanno una Costituzione, gli inglesi non hanno una Costituzione, non hanno mai avuto bisogno di scriverla in tempi moderni e contemporanei, la Costituzione. La nostra Costituzione è stata scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche la nuova Costituzione della Repubblica Federale Tedesca è stata scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Francia di Costituzione ha scritte parecchie, a partire dalla Rivoluzione sono state varie Costituzioni, poi lo studieremo. L'Inghilterra non ha una Costituzione perché ha tutta questa tradizione di cui il Bill of Rights rappresenta sicuramente una tappa fondamentale. È una tradizione lunghissima che affonda le sue radici addirittura nel Medioevo. Il primo documento che ha un qualche valore costituzionale, lo mettiamo tra virgolette, che è molto lontano dalle moderne costituzioni, è la famosa Magna Carta, che risaliva ai tempi di Giovanni Senza Terra e Riccardo Cuor di Leone, ai tempi delle crociate. Primo documento che prevedeva, carta canta, come dire, carta alla mano, alcuni vincoli che impedivano al re, per esempio, di mettere in carcere arbitrariamente questo o quell'aristocratico. Diciamo, la Magna Carta tutelava solo i diritti dell'aristocrazia, cioè dei pari, non dei comuni cittadini o dei comuni sudditi, però è comunque già una carta piuttosto vincolante. Con il Bill of Rights il vincolo invece diventa assolutamente fondamentale. Quindi capite, questo percorso getta le basi del moderno parlamentarismo e del moderno Stato di diritto, quello in cui l'essere sovrana è la legge e non l'arbitrio della singola persona. Concetto, viva Dio, che dovrebbe essere chiaro e accettato in ogni parte del mondo, insomma in tutti quei paesi che oggi si proclamano democratici. E oggi il termine democrazia che in realtà indica qualcosa di un po' più complesso, cioè uno Stato può essere uno Stato di diritto, può avere un Parlamento, ma può anche non essere necessariamente una democrazia, perché noi associamo il termine democrazia al cosiddetto suffragio universale, cioè al fatto che tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, fermo restando il vincolo anagrafico, il compimento della maggiore età, tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dal grado di istruzione e dal censo, possono e debbono votare, esercitare il diritto politico fondamentale che è quello di votare e di eventualmente di candidarsi a questo o a quel ruolo, a questa o a quella carica politica, d'accordo, nelle istituzioni. Questo è comune a tutti gli stati che si proclamano democratici. In teoria questo sistema parlamentare e basato sulla rappresentanza può anche non essere democratico, nel senso che magari il suffragio non è un suffragio universale, per esempio le donne fino al 2 giugno del 1946, perché la prima volta in cui le donne italiane vengono chiamate alle urne, forse lo sapete, è il famoso referendum per scegliere repubblica o monarchia. Quella è la prima volta, dopodiché le donne parteciperanno al voto. Allora, un sistema può essere, diciamo, basarsi sulla rappresentanza, ma magari non rappresentare tutto il popolo, ma rappresentarne soltanto una parte, per esempio gli uomini, i maschi, oppure gli uomini che hanno un certo grado di istruzione, oppure gli uomini che hanno un certo censo, un certo reddito, quelli possono votare, gli altri non possono votare. Quindi vi sto dicendo che cosa? Che il concetto di parlamentarismo e di Stato di diritto precede la democrazia ed è condicio sine qua non della democrazia,
ma non corrisponde necessariamente alla democrazia, cioè di acqua sotto i ponti ancora ne deve passare parecchia. Diventa la prima monarchia parlamentare o monarchia costituzionale della storia europea, ma non una democrazia, nel senso che i rappresentanti in Parlamento li eleggono i cittadini maschi che hanno un reddito piuttosto elevato, i cosiddetti commoners, che votano i loro rappresentanti nella Camera dei Commons, nella Camera dei Comuni, quindi sono personaggi piuttosto facoltosi, piccola o media nobiltà di campagna, la cosiddetta gentry, quelli che hanno il titolo di Sir. Nella Camera Alta, la Camera dei Lord, ben inteso, questo sistema esiste ancora oggi, la Camera dei Lord e la Camera dei Commoners, la Camera dei Comuni. Nella Camera dei Lord invece siedono i rappresentanti dell'alta nobiltà, i pari, cioè i nobili di pari grado del re, che sono discendenti di antiche famiglie, stanno lì non per elezione ma per sangue, per così dire. E l'Inghilterra è stata la prima ad introdurre questi cambiamenti significativi, quindi ha preceduto gli altri paesi lungo il cammino della modernità, ma è un paese molto interessante da questo punto di vista, perché l'altro ieri, si presenta anche come un paese estremamente attaccato alle proprie tradizioni. Cioè, sembra paradossale. Da una parte è il più moderno, dall'altra parte sembrerebbe quello più antiquato, ha ancora la monarchia, è vero che una buona parte degli stati europei attualmente è una monarchia. In Spagna c'è una monarchia, in Belgio c'è una monarchia, in Danimarca c'è una monarchia, in Norvegia c'è un re, in Svezia c'è un re, dunque la monarchia costituzionale è abbastanza diffusa. Ma insomma, con l'Inghilterra è particolarmente attaccata alle sue tradizioni, mantiene infatti nella Camera Alta i Lord. Da noi in Italia i titoli nobiliari sono stati aboliti dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Costituzione Repubblicana. Nel 600 e nei secoli successivi il suffragio era censitario, non è che votavano tutti i loro rappresentanti, votavano i loro rappresentanti soltanto, ma parliamo sempre di uomini, maschi, adulti, quindi persone che avevano un certo censo, ovvero che avevano, oggi diremmo, una certa dichiarazione dei redditi, un tot di proprietà. All'epoca la fonte di reddito fondamentale era la terra e dunque se avevi un tot di terra e avevi ogni anno un tot di reddito, che veniva stabilito di volta in volta, ecco, potevi accedere alle votazioni, votavi e ti sceglievi il tuo rappresentante. L'idea, che è tipicamente inglese, anglosassone, è che ha diritto a un rappresentante soltanto chi ha qualcosa, cioè chi contribuisce pagando le tasse, chi non ha nulla e non contribuisce pagando le tasse non ha nemmeno voce in capitolo, perché la logica fondamentale è quella che si basa su un'altra espressione, questa volta inglese, coniata proprio dagli inglesi in quest'epoca: no taxation without representation. Io ti pago le tasse, ma voglio avere un rappresentante lì che controlla e che decide come tu re, spendi i soldi delle mie tasse. Quindi io non pago le tasse se non ho rappresentanza. D'altro canto la formula si può anche rigirare, ovvero solo chi paga le tasse, quindi chi ha un reddito, ha diritto alla rappresentanza. Chi non paga le tasse, perché è nulla tenente, contadino feudale, l'operaio dopo la rivoluzione industriale, insomma, le donne non hanno voce in capitolo, indubbiamente. Chi non paga le tasse non ha diritto alla rappresentanza, punto. Allora, sono quelli che tu chiami borghesi, piccola, media, borghesia. Poi in Inghilterra abbiamo una società particolarmente dinamica, per cui la borghesia tende a nobilitarsi, per cui i re hanno istituito questa nobiltà di entrata, quel titolo di baronetto, sir, pure i Beatles erano diventati baronetti, no? Per dire, che consente, diciamo, a persone particolarmente facoltose o particolarmente illustri o che si sono distinte per il loro servizio al re e alla patria, consente loro di diventare nobili, diventare aristocratici, quindi c'è una certa mobilità sociale, per così dire. Quindi quando parliamo di commoners, parliamo di questa gente qui sostanzialmente, o ricchi mercanti che abitano nelle città, che trafficano magari con l'altra sponda della Manica, quindi esportano merci e così via,
o che hanno traffici coloniali, vedi la Compagnia delle Indie, per esempio, o gente comunque piuttosto facoltosa, perché ha una certa rendita che gli deriva dall'allevamento delle pecore, perché ha un latifondo che ha recintato le famose enclosures, che sono di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso, che sono, come dire, il prototipo della proprietà privata. Quindi io recinto il campo, i contadini li mando via, ci metto le pecore, perché le pecore mi fanno lana, la lana non me la mangio naturalmente, però la vado ad esportare sul continente alle manifatture che fanno vestiti, capi d'abbigliamento, e la faccio pagare cara, io mi arricchisco con il traffico di lana. È soltanto un esempio. Questa è la gente che vota, che ha diritto alla rappresentanza, perché il re, quando ha bisogno di armare una flotta, per respingere per esempio l'attacco di Filippo II, l'invincibile armata, oppure ha bisogno di mandare un esercito sul continente, o ha bisogno di arruolare una serie di funzionari, di burocrati per gestire questo o quel problema locale, o vuole ingrandire il porto di Liverpool, quindi investire del denaro, deve chiamare in causa i rappresentanti dei Commoners e dire: signori, ho deciso di ampliare il porto di Liverpool. Mi servono 10 milioni di euro del tempo, dico per dire. Chi glieli dà i soldi? Beh, glieli deve dare, sono i commoners e devono mettere mano al portafoglio. È una tassazione diretta o indiretta, è comunque una tassazione. Danno al re i soldi a condizione che il re, questo dopo il Bill of Rights, quando poi le cose sono chiarite, a condizione che il re i soldi li spenda effettivamente per allargare il porto di Liverpool. E non per altre cose, o se li mette in tasca lui, peggio ancora. E questo è il conto. Quindi chi sta in Parlamento vota la legge a condizione che ci sia copertura economica, perché la copertura economica la deve garantire lui e la gente che lui rappresenta. D'accordo? E la decisione che viene presa con quella copertura economica deve andare anche a suo vantaggio. Allora, tu allarghi il porto di Liverpool, sto facendo un esempio, perché ci metti la flotta militare? Puoi espandere le banchine e così via. Io mercante ho interesse a che tu allarghi il porto, perché? Beh, innanzitutto perché la flotta militare io ce l'ho, io Inghilterra ce l'ho anche per difendere gli interessi dei mercanti inglesi. Cioè il re fa una sorta di alleanza con i suoi mercanti, con i suoi borghesi, perché più si arricchiscono i suoi mercanti, più tasse gli può chiedere. Quindi le navi da guerra inglesi giustamente dovranno e potranno scortare i mercanti inglesi, guadagnando quel primato sugli oceani, nell'interesse della corona e nell'interesse degli stessi borghesi. Gli interessi qui coincidono. È questo che in Parlamento deve essere effettivamente deciso, votato, con questo tipo di alleanza di fondo. Dopodiché ci possiamo anche guardare in cagnesco, cioè a volte gli interessi della monarchia, della corona o dei lord o di altre sezioni, di altre parti della società civile possono non coincidere pienamente con gli interessi delle borghesie e al suo interno le borghesie possono essere più o meno frazionate, indubbiamente. Questo è il motivo per cui scoppia la guerra civile, tra l'altro, perché nella prima fase della rivoluzione inglese, cioè nella prima rivoluzione inglese, gli interessi delle borghesie non coincidono con quelli della corona, poi vi spiegherò in che senso, e quindi si va alla guerra. Cioè, prima di arrivare alla gloriosa rivoluzione, alla firma del nuovo re sul documento, di sangue ne scorre parecchio, non è una cosa incruenta, eh? Cioè, questo diritto fondamentale viene acquistato con la guerra, con la guerra civile, con decenni di guerra civile che lascia sul campo migliaia e migliaia e migliaia di morti, quindi non è una cosa affatto scontata, affatto semplice. Però ecco, gli inglesi poi godranno di una l'Inghilterra godrà di una stabilità entro certi limiti, di una stabilità interna che ancora oggi dura, anche qui entro certi limiti. Ma vi dico un'altra cosa, anche sulla strada della democrazia, l'Inghilterra sarà una, della Gran Bretagna sarà una delle nazioni che erederà per prima la democrazia nel senso del suffragio universale, quindi allargato non solo a quelli facoltosi ma anche ai cittadini comuni, e sarà anche la prima a concedere il voto alle donne, le famose suffraghette. Il movimento delle suffraghette, di cui forse avrete sentito parlare, cioè donne che tra fine 800 e inizio del 900 reclamano a gran voce il diritto al voto come, come dire, elemento fondamentale
della loro cittadinanza, queste rimostranze le fanno in Inghilterra, sono inglesi, sono britannici, irlandesi, inglesi, scozzesi, e sarà poi l'Inghilterra la prima nazione a cedere e a concedere il diritto di voto alle donne. Anche qui non è affatto incruenta la cosa, richiede lotta, richiede anche purtroppo spargimento di sangue, alcune di queste donne vengono ammazzate nei disordini di piazza, ma tanto per dirvi, la storia dell'Inghilterra è particolarmente esemplificativa, particolarmente esemplare, perché rappresenta in piccolo un pochino la storia, il percorso che tutto l'Occidente e tutta l'Europa farà, chi in maniera più lenta, chi in maniera più travagliata, indubbiamente, fermo restando alcune differenze di fondo, però anticipa quella che poi sarà la storia della Francia. Noi conosciamo meglio la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese traduce in Francia alcuni elementi presi dall'Inghilterra, cioè tutti guardano all'Inghilterra come a una fonte di ispirazione. Poi, con la Rivoluzione francese e con l'epoca napoleonica, questi diritti, quindi la Costituzione per esempio, lo Stato di diritto, vengono, per così dire, obtorto collo, forzatamente, con le buone o con le cattive, esportate in tutto il resto d'Europa, anche in Italia. Noi qui c'avevamo il Papa, altro che sovrano assoluto, non solo era un sovrano assoluto il Papa, era un teocrate, con un regime che non riconosceva nessun tipo di rappresentanza, tantomeno il principio di laicità, tolleranza zero, o eri cattolico oppure non eri accettato, perché giustamente era una teocrazia. Quindi noi siamo passati nel 1870, l'anniversario ricorreva qualche giorno fa, 20 settembre 1870, alla breccia di Porta Pia, Roma che diventa capitale d'Italia, siamo passati da un regime teocratico di origine medievale, in cui c'era ancora il boia Mastro Titta che tagliava le teste con l'ascia, le ultime teste erano tagliate con la ghigliottina, ecco, si erano concessi questa cosa moderna, e quindi gli inglesi la svolta l'avevano compiuta alcuni secoli prima, noi anche in termini di mentalità, poi ormai del tutto acquisita, però eravamo decisamente in ritardo, parlo della Lazio, di Roma e dintorni naturalmente, no? Ci stavano altre regioni d'Italia che erano un po' più avanti lungo questo cammino. Allora, questo, quindi, vi ho già raccontato delle cose, ma vale come premessa generale per capire le motivazioni che ci porteranno a soffermarci un bel po' di tempo sulla Rivoluzione inglese, perché studiando la Rivoluzione inglese abbiamo modo, uno, di introdurre, di spiegare il lessico, l'ABC della politica moderna e contemporanea, così forse capite anche qualche volta quello che andate a dire, perché ecco, mi dispiace notare che fa parte la scarsissima partecipazione alla vita sociale, politica del nostro liceo, di cui dicevamo anche in altre occasioni, ma al di là di questo mi sembra che spesso e volentieri la gente apra la bocca, sia più, diciamo, più versata nel dire, ma molte volte non capisce esattamente di che si sta parlando quando parla di questa o di quell'idea politica, e non può capirlo perché evidentemente non conosce la storia. Parlare di una persona senza conoscerne la storia, senza conoscerne l'origine, senza conoscere nemmeno quanta fatica, quanto sangue ha comportato quella cosa che tu oggi, tu generico, ti puoi permettere di dare assolutamente per scontata, anzi la dai per scontata, ignori il valore della cosa, perché? Perché non l'hai dovuto conquistare con le lacrime. Che cosa sono le cose più importanti, quelle a cui ci attacchiamo di più? Beh, quelle che ci sono costate più fatica, quelle che abbiamo bramato di più, ci hanno messo un sacco, abbiamo lottato per averla. Per avere quella storia con quella persona, dal punto di vista amoroso, per esempio, per avere quel diritto, per acquistare la libertà di fare, di dire quella determinata cosa, per guadagnarci l'accesso a quella facoltà universitaria, al numero chiuso. Beh, fate l'esempio, prendete l'esempio che vi piace di più. Allora, le cose che per noi sono più preziose sono quelle per cui abbiamo combattuto, per cui abbiamo sofferto, ci abbiamo creduto, Ecco, invece le altre le diamo per scontate. Allora, noi abbiamo oggi tutta una serie di diritti che ci vengono erosi di fatto sempre di più,
dallo stato attuale delle cose, dalla politica, perché semplicemente uno, molto spesso ignoriamo di averli questi diritti, non sappiamo proprio di averli. Due, quando parliamo non capiamo letteralmente quello che diciamo, siamo profondamente ignoranti, tutti quanti, adulti, meno adulti, non è una questione di liceali o non liceali, è un dato di fatto. E dunque studiare la storia per capire da dove veniamo, chi siamo, e quanto sangue, quante lacrime sono costati quei diritti che noi ci possiamo permettere di dare per scontati, direi che è un bell'impegno morale e civile, un'esperienza che dovrebbe valere la pena di fare. Poi, questo naturalmente è assolutamente relativo, dipende dalla singola persona. Allora, la storia. 9 febbraio 1649 è un giorno che fece tremare tutti i sovrani d'Europa. Su un patibolo eretto a Londra, davanti al palazzo di Whitehall, cade la testa del re Carlo I Stuart. Non era il primo monarca a morire di morte violenta. I morti ammazzati, i monarchi morti ammazzati, ce n'era già stata una lunga sequela. Ma quindi cosa ha di particolare questo evento? Ma era il primo a venire condannato a morte da un tribunale in nome della legge e per effetto di una regolare sentenza di un'alta corte di giustizia, il Parlamento inglese. Cioè il re Carlo I è il primo non il primo ad essere ammazzato, tanti ne erano morti, chi avvelenato, chi di morte violenta, chi assassinato, chi eliminato in una maniera o nell'altra. Questo è il primo re che viene decapitato, viene non ammazzato, viene giustiziato. Sapete la differenza tra un omicidio, tra una morte violenta, gratuita e una persona che è stata giustiziata? Lì deve essere stata pronunziata una sentenza a seguito di un giudizio in tribunale. Il punto non è soltanto la sentenza e il tribunale che ha pronunziato la sentenza. Il punto è il principio in base al quale quell'organismo si è potuto arrogare il diritto di processare Tizio, Caio, Sempronio. Qui abbiamo un istituto nuovo in questa sua funzione di tribunale che condanna a morte, che per la prima volta nella storia, nella storia d'Europa quantomeno, ma forse nella storia mondiale, si arroga il diritto, si prende il diritto e lo giustifica questo diritto, lo giustifica anche dal punto di vista filosofico-politico, per così dire, di condannare a morte, ma non un cittadino, un suddito qualsiasi, ma il monarca. Capite? Questo è un atto assolutamente rivoluzionario. Non tanto, ripeto, la testa che cade, ma le motivazioni che hanno portato a far cadere quella testa. Chiaro? Tanto più che il Parlamento inglese, che è protagonista della condanna a morte del re e dell'esecuzione della sentenza, si basa appunto su quel principio di rappresentanza che dicevo prima. Cioè lì siedono i rappresentanti dei sudditi inglesi, non di tutti naturalmente, ma soltanto di quelli che hanno un certo censo, eccetera, eccetera, ve l'ho già detto prima. Ma comunque è il popolo o i rappresentanti del popolo che stanno condannando a morte il re. È rivoluzionario il gesto o no? Allora, la butto lì, poi lo vedremo strada facendo. Primo articolo della Costituzione. La sovranità appartiene a chi? Al popolo. E questo è come dire, è un principio che noi oggi, si fa per dire, diamo per scontato, magari applicato, non applicato. Si può discutere su che cosa significhi popolo, su come il popolo effettivamente possa e debba esercitare tale sovranità. Oh, ben inteso, che significa sovranità? È un concetto che abbiamo già definito l'anno scorso. La sovranità è il diritto ad esercitare il potere. Cioè noi lasciamo che o concediamo noi popolo, noi moltitudine, noi che siamo di più rispetto ai pochi o al solo che effettivamente detiene il potere. Lasciamo che il solo o i pochi, se parliamo di un regime aristocratico, esercitino il potere in nome di un qualche tipo di principio.
Glielo dobbiamo riconoscere noi. È un fatto mentale ed è un fatto emotivo. Lasciamo che Tizio eserciti il potere perché? Perché riteniamo, per esempio, che Tizio abbia il mandato di Dio. Siccome siamo tutti credenti e riteniamo, crediamo che il re eserciti il potere assoluto per conto di Dio, su investitura divina, allora lasciamo che effettivamente eserciti il potere. Ci leghiamo da soli le mani, per così dire. Sovranità significa questo. Allora, come legittimiamo noi oggi il fatto che qualcuno o alcune istituzioni esercitino il potere? Parlamento. Lo giustifichiamo basandoci sulla sovranità popolare, ovvero i signori che stanno lì a fare le leggi stanno lì perché noi popolo, in base al principio di rappresentanza, li abbiamo messi in quel posto. Dunque esercitano il potere per conto del popolo. È chiaro? Allora qui il Parlamento, che rappresenta non la totalità dei sudditi inglesi, ma il popolo del tempo, quelli che pagano le tasse, ha, per la prima volta nella storia, ha tagliato la testa al re in base ad un principio che per la prima volta è capovolto. Cioè il re sta lì, ma perché lì ce l'abbiamo messo noi, e come ce l'abbiamo messo noi? Perché il re serve alla nazione e la nazione si sottomette al re nella misura in cui il re fa gli interessi della nazione, del popolo, della gente. Come ce l'abbiamo messo lo possiamo pure togliere, lo possiamo addirittura processare, gli possiamo tagliare la testa. I termini del discorso sono assolutamente rovesciati. Perché? Perché il re, quello che perde la testa, Carlo I, ma anche suo padre Giacomo I, invece avevano provato a regnare a più riprese, basandosi sul principio opposto, cioè sul principio della monarchia assoluta. Qui comando io, le leggi le faccio io, e a te popolo, a te Parlamento, ti chiamo in causa soltanto quando mi serve, soltanto quando ho bisogno dei soldi, delle tasse. Intanto tu stai al posto tuo. Poi c'è una guerra civile, il re viene sconfitto su vari campi di battaglia, alla fine perde la testa. Ma quello che conta, quello che è veramente rivoluzionario, ecco perché questo è un evento che ho preso come spunto di partenza dell'esposizione, quello che veramente conta è il ribaltamento del concetto di sovranità. La sovranità del re dipende dal popolo, o meglio dai rappresentanti dei sudditi che hanno i loro uomini nel Parlamento. Evento spartiacque sul piano giuridico e su quello dei principi, come dicevo. La sovranità medievale si basava sul principio superiorem non recognoscens, non si riconoscono autorità superiori a quelle del re. Cioè, tutta la tradizione precedente, non solo in Inghilterra, in tutta Europa e in Europa e nel resto dei paesi europei, continuerà così ancora per un bel po' di tempo, si basava su questo principio. Cioè, non riconosco un principio superiore a quello del re, anche perché l'autorità del re, quindi il diritto a esercitare il potere, deriva direttamente da Dio. Esiste autorità superiore a quella di Dio? Evidentemente no, ma l'anno scorso ci siamo ampiamente soffermati sul binomio religione-politica, esercizio del potere spirituale e temporale, come dire, due facce della stessa medaglia. Trono e altare, il trono supporta l'altare, cioè la chiesa, l'altare supporta il trono. Se ti ricordi, la monarchia inglese con Enrico VIII, il babbo di Elisabetta I, nonché di Edoardo e della sorella Maria, che era figlia di primo letto, no? Ebbene, sia l'uno che l'altro avevano, come dire, fondato l'uno la Chiesa anglicana, e Elisabetta I aveva ripreso il principio dell'anglicanesimo. Che significa anglicanesimo? Significa che dal punto di vista liturgico, religioso, cambia poco o nulla rispetto al modello cattolico, ma quello che cambia fondamentalmente è politico, ovvero la Chiesa anglicana, la Chiesa inglese, non è più subordinata al Papa che sta a Roma,
e che nel Cinquecento era, come dire, controllato, o era strettamente alleato di Filippo della Spagna, e quindi era nemico dell'Inghilterra e di Elisabetta, no? Allora, la Chiesa anglicana è indipendente. È indipendente e il capo della Chiesa anglicana è il re d'Inghilterra o la regina d'Inghilterra. E ancora oggi è così. Elisabetta II è il capo, non solo è la regina d'Inghilterra, ma è anche il capo della Chiesa anglicana, quindi ha la duplice funzione. Questo gesto, questo atto politico era stato assolutamente significativo perché aveva svincolato l'Inghilterra dalla longa manus delle potenze continentali, in particolare della Spagna e della Francia. Perché? Perché evidentemente senza il supporto della religione non si può esercitare il potere politico, non lo si può esercitare nemmeno in Inghilterra. Siamo ancora piuttosto lontani dal principio di laicità e ci vorrà ancora un bel po' di tempo per affermarsi. Il principio di laicità sarà poi affermato dalla Rivoluzione francese, no? E oggi lo abbiamo acquisito, cioè la separazione di Stato e Chiesa, la separazione di religione e politica. Ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Però intanto l'Inghilterra si è svincolata dalla Chiesa cattolica, che non è cosa di poco conto. I due re, Giacomo e Carlo, confermano, seppure in maniera ambigua, l'anglicanesimo. Hanno delle chiare simpatie cattoliche. Non è che in Inghilterra i cattolici sono stati spazzati via, i cattolici rimangono, sono una forza abbastanza ostile, vengono considerati dei partigiani, dei papisti, e la maggior parte si proclamano anglicani, almeno formalmente. Poi ci sta un'altra forza in campo che è cresciuta strada facendo, che sono i cosiddetti puritans, i puritani, che sono i calvinisti, prima scozzesi e poi inglesi, che hanno invece una visione. Se vi ricordate, hanno una visione della politica completamente diversa, ovvero non gerarchizzata come i cattolici o gli anglicani, quindi il potere non discende dall'alto in termini verticali. I puritani, i calvinisti, eleggono loro dal basso i rappresentanti religiosi e anche quelli politici. Quindi il principio da cui poi deriva la rappresentanza e in qualche maniera, molto alla lontana, la democrazia deriva da questa visione del mondo. Mentre il parroco, il vescovo nel mondo cattolico mi viene imposto dall'alto, è il papa che sceglie i vescovi che scelgono i parroci, non sono i fedeli che li scelgono. Nel mondo protestante, nel mondo calvinista, avviene il contrario. È la comunità dei credenti che decide di nominare pastore Tizio piuttosto che Caio. Già qui in nuce abbiamo il principio di rappresentanza. Va bene? Allora, una delle forze in campo, quella che poi vincerà la rivoluzione, che è rappresentata in Parlamento e che taglierà la testa del re, guarda un po', è quella dei Puritans, quindi del partito di Cromwell, che è il leader, diciamo, dei rivoluzionari. Quindi sono i puritani. Sono i puritani, che hanno quindi questa visione, lo capite bene? Allora, l'anglicanesimo mi serve per, diciamo, isolare l'Inghilterra, renderla autonoma e indipendente rispetto alle forze continentali. E il puritanesimo, d'altro canto, introduce questa novità, per così dire, del consenso dal basso di questo o di quell'istituzione. Quelli che sono assolutamente da rifiutare, da rigettare, sono i cattolici. Perché? Perché i cattolici, per definizione, sono nemici dell'Inghilterra. Per definizione, no? Vista la storia precedente. E poi i cattolici sono favorevoli al regime parlamentare o all'assolutismo? Beh, evidentemente all'assolutismo. La Chiesa è gerarchizzata, è teocratica e quindi sposano l'idea e supportano l'assolutismo. Per esempio quello di uno dei più famosi contemporanei della rivoluzione inglese, della seconda rivoluzione, della grossa rivoluzione, che è Luigi XIV, il Re Sole, che sta dall'altra parte della Manica, lì vicino, ma che sta a migliaia di chilometri di distanza. Il Re Sole, quello che è passato alla storia per aver detto l'État, c'est moi, io sono lo Stato. E al re d'Inghilterra intanto gli abbiamo tagliato la testa, neanche per aver detto una cosa del genere, ma per averla un pochino pensata. Poi magari qualche volta l'aveva pure detta, non in maniera così eclatante. Quello può dire dall'altra parte che lui è lo Stato, e lui è lo Stato perché questa è la volontà di Dio. Non so se mi spiego.
Allora, l'anglicanesimo rimane in auge, rimane in vigore e a tutt'oggi rimane in vigore perché comunque il capo della Chiesa anglicana e i rappresentanti della Chiesa anglicana sono comunque sottoposti al controllo del Parlamento e il Parlamento comunque è elettivo. Allora, il re nel sistema inglese rappresenta l'unità della nazione, unità che è politica e religiosa allo stesso tempo. Così non abbiamo due padroni a cui dover rendere conto. Il re è allo stesso tempo il capo, il simbolo della nazione e il simbolo della Chiesa anglicana. Certo, oggi la nostra società è decisamente laica, per non dire atea, dunque questo secondo significato lascia un po' il tempo che trova, ma per tradizione. Un re d'Inghilterra, una cosa del genere, non rinuncerà mai, giustamente. Ci tengono loro alle loro tradizioni, no? Va bene? Tuttavia, questo non è sinonimo di assolutismo, di tirannia o di arbitrio, perché comunque i poteri del re, che simbolicamente sono enormi, perché rappresenta l'unità della nazione, dal punto di vista effettuale, sia legislativo che esecutivo, sono nelle mani dei rappresentanti del popolo. Allora, dal punto di vista della tradizione mi sta anche bene. Posso fare il segno della croce così. L'importante è che il tizio mi benedica da lontano, ma che poi le leggi le faccia lui, perché io l'ho delegato a fare le leggi e le faccia rappresentando il sottoscritto. Questo è quello che mi preme. Quindi posso anche tollerare poi che la Chiesa anglicana continui a esercitare il suo ruolo e va bene così. Non ci puoi giustamente trovare una certa contraddizione. Sicuramente è una contraddizione decisamente minore a quella che pure è rappresentata nella nostra Costituzione, agli articoli 7 e 8, in cui si dice nel primo che Stato e Chiesa sono ambedue liberi e sovrani. E che i patti tra Stato e Chiesa, che i rapporti sono regolati dai patti lateranensi, quelli che aveva firmato l'uomo della provvidenza, il cavalier Benito Mussolini, l'11 febbraio del 1929, e tu me lo riprendi nella Costituzione repubblicana. Dopodiché mi dici, nell'articolo successivo, che tutte le confessioni, tutte le religioni sono uguali davanti alla legge e che lo Stato riconosce i rappresentanti di tutte le confessioni religiose. Buddisti, islamici, valdesi, evangelici, calvinisti, anabattisti, eccetera, eccetera. Quindi diversamente cristiani o addirittura altre religioni. Se permetti, la contraddizione è ancora più significativa nella nostra Costituzione repubblicana, anche perché mentre in Inghilterra non si traduce almeno non mi sembra si traduca in norme politiche, come dire, in situazioni concrete, e da noi in Italia si traduce come in situazioni concrete. Basti pensare alla famosa ora di religione obbligatoria, in realtà no, perché ti puoi non avvalere, ma comunque è IRC, insegnamento della religione cattolica, ma come tutte le religioni sono uguali davanti alla legge, e poi tu mi offri la possibilità o di scegliere la religione cattolica oppure Dio vede e provvede. C'è una piccola contraddizione? Beh, direi di no, è una contraddizione abbastanza significativa. Oppure la Chiesa deve essere sovvenzionata dallo Stato italiano o direttamente con l'erogazione di un tot di denari oppure indirettamente non pagando le tasse, essendo dispensata dal pagare le tasse sul suo immenso patrimonio immobiliare, per esempio. E questa è una contraddizione, e questa è una contraddizione che per un inglese sarebbe intollerabile, perché gli va a mettere, per così dire, usare una bruttissima espressione, ma significativa, gli va a mettere le mani in tasca. Non è il nodo principale, ci sono altri nodi che andrebbero sciolti, ma capisci che il percorso è lungo, le contraddizioni sono accumulate strada facendo, questo non esiste un sistema giuridico istituzionale veramente perfetto. Io ho fatto l'esempio della nostra Costituzione, che pure è indubbiamente una delle più avanzate, una delle meglio scritte. Poi adesso noi la stiamo pian piano cambiando, ma insomma è una Costituzione, come testo, come documento, anche come documento storico, è veramente eccezionale. Poi che sia stata applicata fino a un certo punto, che venga applicata, o che la maggior parte degli italiani vi si riconosca, o che ne condivida i valori, questo è un altro paio di maniche, naturalmente, però è indubbiamente un testo.
eccezionale. Eppure, anche in un testo così ben formulato, abbiamo questa contraddizione, che però è una contraddizione, se ci pensi, che deriva da quella che è la storia d'Italia. Il Vaticano ce l'abbiamo in casa, la Chiesa Cattolica, non è che possiamo far finta così, di punto in bianco, che non esista dopo 2000 anni, dai tempi dell'Impero Romano, che ha sede lì, dalla famosa Donazio Costantini, che poi era un falso, ma comunque a Roma ci sta da legittimamente, con legittimità discutibile, quello che vi pare, ma c'è tutta una storia dietro. E dunque non è che i padri costituenti potevano far finta, dice no vabbè, boh, chi è il Papa, chi lo conosce? Anche perché il popolo italiano e l'opinione pubblica italiana era, oggi lo è un po' di meno, ma all'epoca era al 99% cattolica, dunque la Chiesa Cattolica non può essere una delle tante chiese. Quindi il secondo principio, quello dell'articolo 8, il fatto che tutte le religioni siano uguali davanti alla legge, è un nobilissimo principio, preso tale e quale da una delle prime costituzioni francesi, quelle prodotte durante la Rivoluzione francese, cioè quello del principio della laicità e del fatto che Chiesa e Stato siano due entità separate, che quindi tu in primo luogo sei un cittadino, inglese, francese, italiano, paghi le tasse, ti aspetti azioni di governo comunque improntate dei principi laici, di giustizia, in punta di diritto e sulla base delle decisioni prese dai rappresentanti del popolo in nome della legge, e poi nel tuo privato ti professerai anabattista, piuttosto che quacquero, piuttosto che calvinista, quello che ti pare a te. Ma quello riguarda la tua sfera privata. Questo, ecco, questo è un principio, quello di laicità, che poi si basa sul cosiddetto principio di tolleranza, che dobbiamo sempre agli inglesi. Uno, diciamo, il padre del principio di tolleranza nel mondo occidentale, ancora oggi è valido, anzi validissimo e di grande attualità, visto che stiamo diventando sempre più intolleranti, è quel John Locke di cui dicevo prima. Il primo a dire, magari non il primissimo, ma insomma il primo, almeno in Inghilterra, a segnalare che effettivamente davanti alla legge tutti i cittadini sono uguali, purché si proclamino cristiani, ma lì il problema era l'essere diversamente cristiani, certo. Non è che ci si poteva proclamare islamici o buddisti nell'Europa del 600, non esisteva, d'accordo? Oggi sì, naturalmente. All'epoca però bisognava mettere punto finale a guerre di religione che avevano insanguinato l'Europa e anche l'Inghilterra per circa un secolo e mezzo e basta, basta. Tutti uguali davanti alla legge. Tutti i sudditi di Sua Maestà Britannica, i quali anche, magari sarà pure formalmente riconoscono la supremazia del re come capo della Chiesa Anglicana, ma poi a casa loro e in chiesa, in comunità, sono liberi di pregare Dio come meglio ritengono opportuno fare. Vuoi pregarlo inginocchiato? Lo pregherai inginocchiato. Lo vuoi pregare alla maniera degli anglicani? Lo preghi alla maniera degli anglicani. Purché rispetti la legge. Purché rispetti la legge. Non te ne puoi uscire dicendo che siccome hai visto Dio e Dio ti ha detto che devi passare con il rosso, allora puoi passare con il rosso. Devi passare con il verde. E questo è un principio sacrosanto che vale ancora oggi. Cioè il fatto che tu, sempre nel famoso articolo 8, si dice, della Costituzione italiana, quella repubblicana, si dice effettivamente che tutte le religioni sono uguali davanti alla legge, che un cittadino è libero nel suo privato di scegliere questo o quel credo e di professarlo anche pubblicamente, purché, quel credo non vada ad inficiare il rispetto delle regole vigenti. Cioè se tu sei un seguace della Dea Kali, la Dea Kali prevede l'omicidio rituale, il sacrificio di vittime umane, beh evidentemente quello non lo puoi fare. Quello non lo puoi fare perché andresti a violare la libertà, la vita di altri cittadini, va da sé. Detto questo, sei libero di professare il credo meglio che più ti rappresenta. D'accordo? Allora, come vedi, la tua domanda è assolutamente sensata, il ragionamento lo sposo, lo faccio mio, indubbiamente, e rispondo in questa maniera. Uno, che le contraddizioni ci sono anche in punta di diritto, perché le costituzioni hanno indubbiamente, tutte le costituzioni, anche il Bill of Rights, hanno indubbiamente, come dire, un loro sostrato
logico-razionale, giuridico-razionale, e questa è la linea di principio, ma poi presentano una serie di, come dire, di increspature, di contraddizioni, di nodi non sciolti che derivano, beh, derivano dalla fattualità, cioè dalla storia, cioè dall'attualità, dal momento in cui sono stati scritti, dalle necessità storiche. Capite cosa intendo dire? Così come questo vale per la nostra Costituzione, vale per l'Inghilterra, così via. Quindi c'è da una parte il diritto, dal punto di vista logico-razionale, chi di voi studierà diritto, filosofia del diritto, si occuperà di questo, ma poi c'è anche il cosiddetto diritto consuetudinario, che nei paesi anglosassoni è ancora più presente, ancora più significativo che nei paesi latini. Cioè, mentre nei paesi latini noi adottiamo il diritto latino, quello dei romani, istituzione di diritto romano, qua chi di voi si iscriverà a giurisprudenza, uno dei primi esami che farà è istituzione di diritto romano. I principi del diritto sono quelli formulati dai romani, dalla tradizione romana, e messi per iscritto nel codice di Giustiniano all'inizio del VI secolo d.C. Quello è il corpus Justinianeum, è quello che ancora oggi si studia. Tutti i paesi di tradizione latina si ispirano a quel codice lì. Quindi anche i paesi sudamericani, va da sì, no? La Spagna, il Portogallo, l'Italia, il Brasile, piuttosto che la Germania, la Francia. I paesi anglosassoni, e quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, da quello che ne so io, invece si basano sul cosiddetto diritto consuetudinario. Per cui anche dal punto di vista, anche nel settore penale, a fare scuola sono sentenze emesse, per esempio, nel passato. Siccome io mi rifaccio alla sentenza che ha risolto il caso X di 20 anni fa, caso X che è simile al caso Y, quello che stiamo trattando adesso in tribunale, all'epoca i giudici riuniti e i rappresentanti del popolo avevano mandato assolto il reo, ebbene, siccome c'è questo precedente, allora questo precedente lo posso applicare anche nel processo di oggi. Invece il diritto consuetudinario nel diritto romano non vale, o comunque non ha la stessa forza che ha nel mondo anglosassone. Sono proprio due mentalità diverse. Nel momento in cui io ti chiamo a giudicare, il potere giudiziario in Italia, secondo la tradizione, diciamo, quella continentale, è separato dal potere legislativo ed è separato da quello esecutivo. Anche nel mondo anglosassone, ma il funzionamento è tutto sommato simile. Cioè, il tribunale che si riunisce è comunque un piccolo parlamento sovrano. E un piccolo parlamento sovrano, l'ultima parola spetta ai giurati, che poi si riuniscono in camera caritatis, e votano per la colpevolezza o per l'innocenza dell'imputato, no? Sapete come funziona. Quindi c'è tutto il dibattimento, c'è l'avvocato della difesa, c'è la pubblica accusa, si dibatte, si discute, si portano le prove, alla fine si decide. Va bene? Chi decide? In base a che cosa decide? Beh, in base alle fattualità che gli sono state portate dinanzi, alle prove che sono emerse, all'arringa di questo o di quell'avvocato, ma poi decide anche in base a quello che loro chiamano common sense, il senso comune. E il common sense che cos'è? Beh, il common sense è la tradizione, è la visione del mondo, è la mentalità. È chiaro che la tradizione, la visione del mondo, la mentalità, il common sense nel corso del tempo si modifica, cambia. Il tuo common sense, quello che per te, per noi oggi è normale, non so, per esempio in temi di sessualità, l'omosessualità, il sesso prima del matrimonio, ma dico per dire, 50 anni fa non lo era affatto. Fino al 1983, se non vado errato, in Italia vigeva ancora il principio del cosiddetto delitto d'onore, per cui se un uomo ammazzava una donna, ammazzava la moglie, sorpresa in flagrante con l'amante, aveva diritto, in sede di giudizio, in tribunale, ad uno sconto di pena, ad un'attenuante abbastanza significativa, perché quello veniva rubricato come delitto d'onore. L'aveva ammazzato o ammazzata per difendere il proprio onore.
poi è stato tolto, oggi una cosa del genere ma è credibile, ma forse qualcuno ancora lo pensa, perché il maschilismo non si è affatto, non è che ha fatto scomparso dalla nostra società attuale. Ma insomma, questo è un esempio banale per dire come la mentalità cambia e quindi anche la tradizione cambia. Ma allora, se le cose stanno così, se a giudicare è una giuria popolare, giudicherà in base alle prove, ma poi alla fine giudicherà in base a quella che è la mentalità del proprio tempo, della propria epoca. E d'altro canto, come si formano le leggi? Poi i romani qui sarebbero assolutamente d'accordo. Che cos'è una legge? Beh, una legge è la trascrizione su carta o su pietra di un principio che si è andato elaborando attraverso la tradizione, attraverso il concreto, la concreta vita quotidiana, la mentalità di più. Cioè, a un certo punto la mentalità di più diventa legge. Nel momento in cui è accettata dalla maggior parte della gente, è condivisa, a quel punto la possiamo formalizzare e la facciamo diventare legge. Quindi non è che il principio è così strano. Le leggi, in uno stato di diritto, le leggi si possono modificare, anzi si debbono modificare. In uno stato assoluto, in cui ho la verità assoluta, che è rappresentata dalla Chiesa, da Cristo che è sceso in terra, dal decalogo dei comandamenti, immodificabile perché quella è la verità, beh, evidentemente lì la tradizione la fa da padrone, non posso cambiare nulla. In uno stato laico, in cui la legge rappresenta la volontà dei più, la volontà del popolo e così via, la legge si può cambiare? Certo, si può e si deve anche cambiare, adeguandola ai tempi correnti. Il Parlamento ha questo compito. Le leggi cambiano continuamente. Le leggi in ambito economico, in ambito tributario, finanziario, cambiano ogni anno c'è la finanziaria. Ora, ci sono delle leggi, quelle dei principi essenziali della Costituzione, per esempio i primi 12 articoli, che non si possono cambiare, perché sono principi così fondanti, così diciamo indiscutibili, a meno che non cambiamo radicalmente sistema, che non possono essere soggetti a modifica costituzionale. Però le altre leggi si cambiano, infatti le tre leggi che presiedevano al numero di senatori e di deputati, domenica e lunedì scorso il popolo italiano ha deciso di cambiarle, quindi le ha modificate. Dunque è normale ed è giusto in linea di principio che una legge si possa effettivamente mutare, aggiornandola con i tempi, le esigenze, con la mutata mentalità dei più. Poi tu personalmente, tu generico, puoi essere d'accordo o meno d'accordo, è quello che conta, è il dibattito politico, è il Parlamento, è aver garantita la rappresentanza, aver garantita anche la rappresentanza della minoranza, cioè di quelli che non la pensano come i più, che devono avere voce in capitolo, quantomeno nella discussione in cui si elaborano le nuove leggi. E dopodiché, una volta che il Parlamento ha votato quella legge, e a quella legge ci dobbiamo attenere. Perché? Perché non riconosciamo la superiorità di questa o di quella persona, di questo che sia il re, che sia il papa, quello. Riconosciamo la superiorità della legge in sé per sé, la sovranità della legge. Si chiama Stato di diritto ed è uno dei principi fondamentali della Rivoluzione francese, nonché del Bill of Rights. La legge è uguale per tutti. Chiaro? Cioè lei non può essere giudicata con delle leggi, applicando delle norme diverse da quelle che si userebbero nel suo caso. È sempre stato così, manco per niente. Il re prima poteva fare come gli pareva. I nobili, gli aristocratici avevano un trattamento a parte. Se tu non eri aristocratico, eri un figlio del popolo, il re non ti riconosceva il famoso habeas corpus, abbi il tuo corpo, cioè tu Stato, tu istituzione, che tu sia rappresentata dal re o da questo o da quel potere costituito, non mi puoi mettere le mani addosso, non mi puoi gettare in carcere arbitrariamente. Lo puoi fare soltanto in situazioni particolari e con un mandato, cioè devi giustificare la tua azione di polizia, e la tua azione di polizia e la detenzione di quella persona deve essere a tempo determinato per impedire che venga reiterato un eventuale reato, quindi in situazioni di pericolo effettivo. Finché non vieni processato, sei comunque ritenuto innocente, c'è la presunzione di innocenza. E tu Stato non mi puoi mettere arbitrariamente le mani addosso, né puoi violare
il mio domicilio, la mia proprietà privata, perché all'interno della mia proprietà privata, anche questo è uno dei principi che deriva dal Bill of Rights, dalla Rivoluzione inglese, all'interno della mia proprietà privata, io, cittadino, che in inglese loro lo chiamano private man, io, privato, uomo privato, all'interno della mia proprietà, piccola o grande, non importa che sia Bill Gates o uno che ha un appartamento di 30 metri quadrati, io lì sono il re. Quindi tu, la legge si ferma lì, alla mia porta, non la puoi violare. A meno che, naturalmente, io non abbia commesso un reato gravissimo e lo possa reiterare, a quel punto, in nome della sicurezza collettiva, allora lo Stato deve intervenire, no? Sugli sportelli delle automobili della polizia americana, cioè, poi che lo facciano è assolutamente discutibile, anzi, molto spesso non lo fanno, ci sta scritto to serve and to protect, servire e proteggere chi? I cittadini. Allora, l'azione della polizia, anche quando usa la forza, deve essere sempre volta, questo principio che vale o dovrebbe valere dappertutto, dovrebbe essere volta alla protezione e al servizio dei cittadini. Allora, tu puoi arrestare, usare la forza, arrestare una persona soltanto perché sta mettendo, come dire, in pericolo la sicurezza dei più, altrimenti non lo puoi fare. Principio assolutamente sacrosanto anche questo. Il primo personaggio che troviamo qua lungo il nostro percorso è Giacomo I. Giacomo I è il papà di quello che poi ha perso la testa nel 1649 di Carlo I. Tale padre, tale figlio, tale padre in qualche maniera. Giacomo VI, re di Scozia, figlio di Maria Stuarda ed educato al calvinismo. Ora, la regina Elisabetta ha regnato incontrastata per tutta la seconda metà del XVI secolo, muore per sua scelta, in effetti, senza aver lasciato un erede alla corona inglese. E quindi gli subentra il primo nella lista ad aver diritto a cingere la corona d'Inghilterra, è il figlio della sua peggiore nemica, quella cugina Maria Stuarda, che aveva fatto decapitare. L'aveva fatta decapitare perché, beh, lei era vedova del re di Francia, comunque cattolica, e dunque era diventata una spina nel fianco, perché anche lei poteva ambire al trono d'Inghilterra, è diventata una spina nel fianco del potere del regno di Elisabetta I. E a Maria Stuarda rivolgevano tutti quelli che tramavano contro Elisabetta, sia i nemici interni che i nemici esterni, tutti quanti in nome del cattolicesimo, perché lei era cattolica. Allora, paradossalmente, a prendere il potere, ma perché la dinastia Tudor si è estinta, è il figlio di Maria Stuarda, il quale però è stato educato al calvinismo, quantomeno è stato educato al calvinismo in Scozia, quindi in teoria non è cattolico, ma non è nemmeno anglicano, è stato educato al calvinismo. Il nome è Giacomo I, perché? Perché prende il trono d'Inghilterra, unificando la corona di Scozia e la corona d'Inghilterra. E da lì a un secolo sarebbe nato il Regno Unito con la Union Jack. Prima il Regno di Scozia e il Regno d'Inghilterra erano separati, adesso si riuniscono, anche se ancora formalmente non sono un unico regno, sono due regni separati, ma il re Giacomo è re sia dell'uno che dell'altro, non so se mi spiego. Poi all'inizio del Settecento nascerà il Regno Unito con la Union Jack, la bandiera la conoscete, che deriva dalla sovrapposizione della bandiera inglese, quella con la croce rossa sul fondo bianco, e dalla bandiera scozzese, quella con la croce di Sant'Andrea, blu sul fondo bianco, messe insieme danno la bandiera del Regno Unito. Quindi unifica per la prima volta i regni di Inghilterra, Scozia e Irlanda. L'Irlanda era una dépendance dell'Inghilterra, terra di conquista sottomessa all'Inghilterra. Galles era parte della corona inglese da lungo tempo, sì. Era già annesso alla corona inglese, anche se godeva, come oggi gode, di una certa autonomia, ma non come la Scozia, al punto che, come sapete, ancora oggi
La Scozia reclama a gran voce la propria indipendenza. Hanno fatto qualche tempo fa un referendum, una petizione che si è, diciamo, conclusa con una vittoria, ma in strettissima misura, di quelli che volevano che la Scozia rimanesse unita all'Inghilterra. Quindi le tendenze autonomistiche, anzi indipendentistiche, della Scozia sono decisamente marcate. Allora, questo nuovo re, morta Elisabetta, è stata una grandissima regina, suscita molte aspettative, ma finisce con il deluderle tutte. E beh, il bravo politico è quello che riesce in qualche maniera ad accontentare tutti quanti. Anche perché va da sé, poi questo lo vedrai quando diventerai primo ministro, no? Sarà molto complicato. Ma immaginiamo di sì, auguriamocelo, dai. Allora, quando avrai il potere e occuperai un ruolo di responsabilità, c'è bisogno di diventare primo ministro, basta diventare anche insegnante o preside, oppure dirigente di un'azienda pubblica, insomma, quando avrai un ruolo di responsabilità. E la tua abilità politica, quindi questo vale anche per i re, a maggior ragione, consisterà in che cosa? Beh, consisterà nella tua capacità diplomatica di, come dire, di mantenerti in parte equidistante, ma anche di accontentare un po' tutti, perché i tuoi sottoposti, la società civile, ben inteso, ti presenterà indubbiamente sempre delle istanze contraddittorie che cozzano le une contro le altre. D'accordo? Allora, le esigenze dei mercanti cozzano contro quelle degli agricoltori. Gli agricoltori vogliono una cosa, i mercanti ne vogliono un'altra. I commoners vorrebbero pagare meno tasse, i lord, gli aristocratici invece mirano a far pagare più tasse perché vogliono essere esentati loro dal pagamento delle tasse. I calvinisti vogliono il riconoscimento di maggiori libertà religiose, i cattolici vorrebbero che la corona d'Inghilterra ritornasse sotto l'egida del Papa. Spinte contrapposte. Conciliabili? Beh, difficilmente conciliabili, dobbiamo fare dei compromessi. Elisabetta c'era riuscita in maniera, come dire, straordinaria, una grandissima politica, no? Mantenendosi equidistante, usando il bastone e la carota. Questo, il figliolo di Maria Stuarda, invece riesce a scontentare tutti. È anche facile scontentare tutti, no? A cominciare dai cattolici, e qui metto, vedi, la congiura delle polveri. 5 novembre 1605, ne avete sentito parlare? Gay Fawkes. Allora, questo Guy Fawkes, forse, ecco, La maschera di V come vendetta, è un film del 2005, voi eravate appena nati, forse vi ricorda qualcosa, forse lo avete visto, è un film di fantapolitica, non lo avete visto. Va bene, allora, questo film di fantapolitica, V come vendetta, è ambientato, beh, ambientato ai tempi nostri, per così dire. Fantapolitica, in realtà nel XXI secolo, parla di un regime, sempre in Inghilterra, un regime particolarmente tirannico, totalitario, dittatoriale, quindi l'Inghilterra che da democrazia si è trasformata in uno stato totalitario, che impone ai suoi cittadini le cose terribili, un po' sul modello del Grande Fratello di Orwell. E questo V come vendetta, questo personaggio che ha questa maschera qua, è una specie di vendicatore mascherato che mette, come dire, fa una serie di atti terroristici contro i rappresentanti di questo regime, non li mette in difficoltà, è un terrorista o un patriota, dipende dai punti di vista. E questo personaggio, una specie di quasi di supereroe, di vendicatore mascherato, usa questa maschera. Ho questa maschera qui. Riprende il volto di Guy Fawkes, questo signore qui, questo è il personaggio storico. E questo personaggio storico è particolarmente famoso perché è stato il capo della cosiddetta congiura delle polveri. Lui è cattolico, capo del partito cattolico, comunque apri fila. I cattolici, siccome il re ha sposato il calvinismo, comunque ha sposato la causa della chiesa anglicana inglese, e quindi loro vorrebbero ritornare al cattolicesimo ora che l'eretica Elisabetta prima si è tolta di mezzo. Allora ordiscono una congiura, la cosiddetta congiura delle polveri, cioè spostano, mettono una quantità enorme di barili pieni di polvere da sparo nei sotterranei del Parlamento inglese, dell'edificio del Parlamento inglese, al momento dell'inaugurazione del Parlamento da parte del re. Il rituale che
che compie Elisabetta II, scusate, l'attuale regina d'Inghilterra, perché apre ogni anno con tutto un rituale particolare, no? Entra con i dragoni reali, quelli vestiti di rosso, no? Che scortano la regina sempre con la stessa carrozza, quella tradizionale, entra in Parlamento, prima di entrare in Parlamento ci sta il beefeater lì che sta fuori, bussa, perché il re dai tempi del Bill of Rights non può entrare impunemente senza farsi annuncia, chiede il permesso di entrare in Parlamento, fermo restando che poi è il re o la regina che apre i lavori del Parlamento, inaugura la legislatura. Allora, inaugura la legislatura, si fa annunciare e entra in Parlamento e pronuncia il suo famoso discorso. Ancora oggi il rituale prevede che un gruppo di soldati della regina vada a controllare nei sotterranei per verificare che non ci siano barili di polvere. Questo da 4 secoli ripetono questo rituale, non so se lo sapevate, e lo ripetono dai tempi della congiura delle polveri di Guy Fawkes. Questo è rimasta particolarmente impressa nella mente degli inglesi, al punto che nel 2005, quando hanno fatto quel film, hanno scelto per l'eroe mascherato del film, questa specie di rivoluzionario, proprio la maschera con il volto di Guy Fawkes. Alla fine del film fanno esplodere, lui ci riesce a fare quello che Guy Fawkes non c'era riuscito, non è riuscito a fare. Per poco, veramente è mancato un pelo, non riescono a farlo saltare in aria, trovano, arrestano i vari congiurati, mettono le mani anche su Guy Fawkes, qualcuno si salva, qualcuno riesce a fuggire, qualcuno viene graziato, lui il capro espiatorio che paga per tutti viene giustiziato dopo un processo, legittimo processo, viene giustiziato nel 1606, quindi l'anno dopo. E vabbè, questo quindi i primi ad essere scontentati, dicevamo, sono proprio i cattolici che infatti ordiscono questa congiura delle polveri. Poi, dalla parte calvinista, è perché il re c'ha al centro. Mettiamola in questi termini, al centro ci sono gli anglicani, moderati a cui il re si appoggia. Alle ali, alle estreme, estrema destra, estrema sinistra, ben inteso, uso questi termini, voi li capite, ma questi termini, destra e sinistra, che ancora oggi usiamo in maniera più o meno appropriata o non appropriata, discendono sempre dal Parlamento. Cioè, abbiamo una destra, quando diciamo destra o sinistra, ci riferiamo, questo risale al Parlamento inglese e poi a maggior ragione al Parlamento francese, quello dopo la Rivoluzione francese, quando parliamo di destra e sinistra parliamo dei deputati che siedono rispetto al presidente del Parlamento, la regina o il re, se presiede, quando presiede la riunione parlamentare, che siedono nell'emiciclo a destra o a sinistra del presidente. Quindi la destra è rappresentata dai parlamentari che stanno da quella parte e la sinistra dalla parte opposta. In sé per sé, quindi all'inizio nascono come collocazioni puramente, come dire, locative, non hanno nessun significato valoriale o di idee politiche. Poi nel corso passare del tempo, nel corso dei secoli, assumeranno delle connotazioni abbastanza precise. In Inghilterra i due termini che denotano le tendenze di destra o di sinistra, in realtà conservatori e progressisti, che esistono ancora oggi, sono Tories e Whigs. Anche Tories e Whigs, i Tories sono i conservatori, i Whigs sono i progressisti, sono partiti, termini che si usano ancora oggi, denotano, risalgono alla rivoluzione inglese e denotano i Tories sono quelli che appoggiano la monarchia, quindi sono conservatori, i Whigs sono quelli che appoggiano il Parlamento, la borghesia, quindi sono quelli più progressisti. Questi termini hanno anche questi 3 secoli e mezzo e da questi termini in qualche maniera discendono i termini che utilizziamo noi, destra e sinistra, progressisti e conservatori. Va bene? Allora, a sinistra ci stanno i calvinisti, per così dire, a destra ci stanno i cattolici, al centro, per così dire, gli anglicani. Quindi, mondo assolutamente complicato, diviso in varie tendenze, tutte dissenzienti rispetto alla Chiesa anglicana e tutte dotate di un fanatismo piuttosto intollerante, no? È ancora l'epoca delle guerre di religione.
Quindi c'è un contrasto forte tra Giacomo I e il Parlamento. Il re ha il potere di convocare il Parlamento, il Parlamento non si può ancora autoconvocare, non è nemmeno permanente, è il re che convoca il Parlamento alla bisogna. Quando il re ha bisogno di farsi pagare determinate tasse, allora convoca il Parlamento. Convoca il Parlamento e si fanno elezioni. Quindi oggi il Parlamento è stabile, no? Eleggiamo i nostri rappresentanti una volta ogni 4 anni, se la legislatura arriva fino alla sua naturale, al suo naturale deadline, e poi dopo 4 anni facciamo nuove elezioni. Invece all'epoca, nel Parlamento inglese, il Parlamento veniva convocato di tanto in tanto dal re e ogni volta si faceva nuove elezioni. Poi durava in carica una settimana, 2 settimane, 1 mese, 6 mesi, il tempo che era necessario per votare questa o quella tassa, dopodiché tutti a casa, no? Quindi il re decide di convocare raramente il Parlamento e insomma inizia a prendere una piega assolutista. Vediamo la prossima volta.